Signore e signori, buon pomeriggio dallo stadio Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni, dove stanno per affrontarsi le formazioni della Cavese e del Cassino in una partita valevole per la 19ª giornata del campionato di Serie D Girone G, la seconda di ritorno. I due capitani per la Cavese Trost e per il Cassino Cocorocchio. Partiamo dalla Cavese, che giocherà con Boffelli, Megna e Polanco, Buschiazzo, Trost, Magri, Addessi, Zenelai, Di Piazza, Pelleca, Urso. Si comincia. Per il Cassino, Stellato, Raucci, La Zazzera, Darbo, Cocorocchio, Mileto, Mazzaroppi, Magliocchetti, Bianchi, Cavaliere, Abreu. La classifica vede il Cassino al quarto posto, come dicevamo, in coabitazione con l'Ostia Mare. Intanto c'è Darbo che precede sul pallone Polanco e si prende il calcio di punizione dato dalla Zazzera, che lancia in profondità. Ancora ha avuto la meglio la Cavese, poi c'è Darbo che è arrivato prima di Buschiazzo, poi il traversone di Raucci, pericoloso il colpo di testa di Magri, sembra buona ma la conclusione di Magliocchetti finisce fuori bersaglio. Gli sviluppi, ecco il corner col sinistro, palla prolungata da Darbo, Cocorocchio, e alla fine la conclusione finisce sul fondo. È stato Cocorocchio a tirare, ma a prolungare il pallone era stato Bianchi. Hanno fatto penare le grandi, anzi la sconfitta con l'Atletico Uri fece riflettere sicuramente di più il Cassino e la Cavese. Il tocco da parte di Di Piazza per Urso, la botta di Urso fuori. Pierina batte Urso con il destro, parte il traversone di Urso, Stellato salta e blocca Cassino. Vedremo anche quanto recupero verrà concesso, io penso che non verrà concesso più di un minuto. Darbo adesso, la botta di Darbo fuori al 43esimo e mezzo. Conclusione, difficoltà contro questi avversari, palla persa dalla formazione Aquilotta, è stato anticipato Addessi, adesso Abreu, il tiro, rete, Cassino in vantaggio a Cava dei Tirreni con Abreu. Peccato, amici sportivi, 44 minuti, va in vantaggio il Cassino, non siamo riusciti a gestire il pallone, l'abbiamo rilanciato in una zona dove la Zazzera è arrivato in anticipo, poi hanno proseguito la propria azione i nostri avversari e il tiro di Abreu si è insaccato là dove Boffelli non è potuto arrivare. Testa per Felleca, che affida il pallone ad Addessi. Addessi cerca di ingaggiare il duello con Raucci, la conclusione, la parata del portiere. Fuori Felleca. Si comincia per il secondo tempo, calcio di avvio battuto dal Cassino che non ha dovuto cambiare alcuna pedina. Largo per Addessi, mantiene il possesso del pallone, Addessi dribbla Magliocchetti, fa partire un passaggio, colpo di testa di Cocorocchio, Geyer, poi è ancora Mazzaroppi che viene disturbato al limite, non è felice nel suo appoggio. Megna, Urso, Addessi, area di rigore, Addessi non rischia la battuta, la prova adesso ma è troppo debole. Quindi ancora un inciampo da parte di un nostro giocatore che manca il pallone e poi possono ripartire i Cassinati con Cocorocchio. Saltato nettamente De Rosa. Abreu per Darbo. Effettua il traversone, c'è la rete del raddoppio del Cassino con Bianchi. Ha raddoppiato Bianchi. Ottima azione di rimessa da parte dei Cassinati che si portano sul 2-0. Rosa, fa partire un cross De Rosa, prova il tocco di petto, Gay, poi Di Piazza calcio alto. Rischia anche di sfilacciarsi sotto il punto di vista tattico, possibilità di inserimento per Magliocchetti. Cavaliere, prova un tiro che esce di pochissimo al lato. Ufficiale nell'ottobre scorso. Colpo di testa di Gay, Addessi non rischia la conclusione, sceglie il passaggio a 7, la battuta di Foggia alta. Il Cassino conduce ancora per 2-0 sul campo della Cavese. Simonetta Lamberti, Maciariello al cross, c'è il pallone che non viene respinto da Trost, De Rosa, il rinvio però non è preciso, Raucci, Maciariello, parte il traversone di Maciariello, colpo di testa!
stavolta di Bianchi e la parata di Boffelli, blu per un periodo. Ora c'è l'intervento d'anticipo di La Zazzera, Faella è stato già ammonito e cartellino rosso per Faella. Fallo sulla Zazzera, siamo in 10. E rialzarsi sempre. Il calcio di punizione per il Cassino che preparerà un ulteriore cambio, tiro di Darbo alto. Finisce la partita. Ha vinto il Cassino 2-0 sul campo della Cavese. Risultato meritato perché la formazione Cassinate ha indovinato strategia, tattica e ha messo in campo la cattiveria giusta.